Non sono pronto, non lo sono affatto, ma con tutta sincerità non lo sarei mai stato. E sto parlando della cessione di Brozovic e sapete perché? Perché sono veramente pochi quei calciatori che hanno l'abilità di farti cambiare idea. E Brozovic con me ci è riuscito al 100%. Stiamo parlando di un giocatore che quando arrivò a 8 anni fa, 8 stagioni quelle di Brozovic all'Inter, ma 8 anni fa. Brozovic io l'avevo etichettato come indolente, come matto totale e qui cambia poco l'idea, la, la percezione, ma come, soprattutto come uno senza, senza cervello e forse con neanche chissà quali doti qualitative, doti tecniche, no? E invece, Brozovic è un giocatore che si è dimostrato poi negli anni di sacrificio perché è quello che ha fatto più chilometri della nostra squadra, e anche in Serie A più, più, più volte, quindi numeri alla mano. Giocatore con estremo cervello, con estremo cervello, quindi di, di giudizio e, e, e soprattutto con, con delle qualità uniche, geniale nel, nel suo ruolo da, da playmaker basso. Quindi chapeau a Marcelo Brozovic. E bra bravo, senza ombra di dubbio lui, e questa è una cessione di quelle che mi pesano, mi pesano tanto. Poi capisco le dinamiche e le dinamiche sono abbastanza chiare che tu ancora una volta per fare mercato devi vendere. Le, le dinamiche sono abbastanza chiare e, e se tu parti con questo principio io devo dire fa, fate una stata ancora una volta ripropongo questa... come si chiama? Emozione, questa uh, volontà fate una statua a Marotta perché dal post Conte gli Zang non hanno cacciato un centesimo e l'inter sacrificando ogni volta i migliori, perché ogni volta sono andati via i migliori a partire da Conte stesso. Non ho mai avuto un rapporto così di lio, ma sicuramente un coach di grande livello. Lukaku stesso, poi ripreso, Akimi, la disgrazia Eriksen, lo stesso Perisic. L'Inter ha perso di anno in anno i migliori per le dinamiche della proprietà. Eh sì, eh sì, quest'anno farà lo stesso. Eh sì, eh sì. Eppure riusciamo in qualche modo anche a essere competitivi. E non lo dico io, lo dice il campo. Ci siamo giocati lo scudetto fino all'ultimo con il Milan l'anno scorso, ormai due stagioni fa, e l'anno scorso, finale di Champions. Sì, ma forse è il Giro. No, si è arrivati in finale di Champions. Punto. Vendendo ogni anno i migliori. E quindi una statua, per favore, facciamola adesso. Una statua da parte, e dall'altra, però, ci sarebbe da mandare a quel paese qualcuno. Perché? Perché. A questo punto, a malincuore, devo anche accettare un trasferimento come quello di Brozovic, perché vende Brozovic, fa bene alle casse nero-azzurre. Cioè, sentite come deve ragionare oggi il tifoso. E Purtroppo deve ragionare così, perché Brozovic aveva un contratto importante fino al 2026, prendeva 6 milioni, 6 milioni e mezzo più bonus, no? 6 milioni più bonus... E quindi, se ti arriva una squadra che se lo prende, ti dà 23 milioni. Tra l'altro, ne voleva da 15, ne voleva da 18, si è arrivato a, a, a prenderne 23. Ahimè, la devi anche valutare come un trasferimento positivo. Questa è la cosa che maggiormente mi fa incazzare. Credetemi, mi fa incazzare. Bisogna anche dire che su quel reparto, appunto, sei coperto, sei coperto da Ciala, che ricopre il ruolo magnificamente, riproponendo altre caratteristiche, perché la caratteristica che da Brozovic c'è lì, no, quella di, di, di cervello, appunto, no, di saper abbassare o alzare i ritmi, di cambiare gioco, cambiare passo alla partita, no, e quella te, li, te la poteva dare solo Brozovic, quindi unico nel suo, prendiamo un giocatore unico nel suo ruolo, eh cioè, almeno all'Inter non abbiamo un, un, sostituto, un sostituto per caratteristiche. Potrebbe, potrebbe me lo auguro, sempre se sì, a questo punto avrà più spazio. Eh, speriamo Aslani, vedremo. però perdiamo un giocatore senza un problema di dubbio importante. E non sono pronto, non, 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 non sono così contento da, 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 da venderlo. Eh, però come ho detto, sono, sono queste le, le dinamiche, e se dobbiamo perdere pezzi altrove. Francamente lì abbiamo 1-2 abbiamo giocatori, lo dicevo prima, Ciala e Aslani, che possono in qualche modo sopperire. La mia rabbia sarà quando dovremmo cedere anche Onana. Cioè abbiamo perso Skriniar, se, solo parlando i conti recenti, Skriniar perdi Broso, perdi Onana, e che si allungano all'infinita lista, all'infinita lista. E in tutto ciò riesce a far mercato perché senza soldi, senza soldi, Marotta, io non so come continui a convincere i giocatori. È una, è una, è una roba geniale, cioè io a Marotta è, è una roba geniale. Cioè quest'uomo è veramente un, un santo, comunque un fuoriclasse nel suo ruolo. Semplicemente questo mi viene da dire, perché senza soldi, senza soldi, si riesce in qualche modo a tappezzare il tutto e Quindi oggi dobbiamo far passare il, la cessione di Brozovic è addirittura positiva. Se dobbiamo andare a valutare nell'economia nera azzurra, la cessione di Brozovic è addirittura positiva. Vi, vi dico questo, mi, mi devo far passare questo, e, e vi devo dire questo, ehm, in entrata, arriva Bisek. Ieri confermato sia di Marzio sia Fabrizio Romano. Arriva a Bisek diventerà un giocatore dell'Inter, lo sapevamo già, io ne, non ne avevo parlato, però devo dirlo, ecco, anche questo mi sembra un grande acquisto un grande acquisto almeno nella tipologia, di almeno questo mi nella tipologia di acquisto ci sta, ci sta alla grandissima, poi ovviamente sarà il campo a, a valutare no, se era un giusto investimento o meno, però la tipologia di è di quelle giuste, ecco, qui qui secondo me ci sta, vai a prendere un giocatore, è vero, lo prendi dalla Danimarca, dal campionato danese, però stiamo parlando di un tedesco che già gioca, gioca, gioca nell'under 21 ed è il capitano dell'under dell 21 della, della Germania. E ha il vizio del gol è un bisonte di 1,96, classe 2000, quindi un profilo giovane, tu lo vai a prendere, andando no, a pagare la, la clausola rescissoria, ti porti avanti rispetto alle altre squadre. Questi sono gli acquisti che mi piacciono, mi piacciono e l'Inter ne ha bisogno più che mai di ingegnarsi in questo modo. Se vuoi rimanere competitiva, devi, devi ingegnarti più che mai, perché poi poi fai fatica. Io non lo so quanto può durare la storia di prendere sempre parametri zero. Eh, sì, finché Marotta non, non si scogliona. E, e riesce a convincere un po' tutti, che ben, venga, che ben venga, senza ombra di dubbio. Però io non lo so, perché poi un anno. Un anno prendi un giocatore e l'anno dopo lo, lo devi vendere o comunque ne devi vendere altri perché automaticamente hanno un'anagrafica elevata e devi stare sempre a ingegnarti completamente. Quest'anno avevamo 6, 7, 8 giocatori in scadenza, 6, 7, 8 giocatori ultra 33 anni. Cioè è, è, è tutto... È, è cioè chi lavora nel bordo nell'azzurro ha da fare. Cioè de deve lavorare e deve lavorare anche bene, perché se poco poco non lavora bene diventa dura, eh? diventa dura con no, il, il finanziamento, la, la tassazione con Octrino che ha fatto il prestito e devi stare a guardare tutto. E fortunatamente con anche il percorso europeo è anche un po' rattoppato, quindi pensate un po' voi, pensate un po' voi un po' la situazione. Io devo devo elogiare chi lavora bene. E evidentemente ci veramente chi fa un ottimo lavoro all'Inter se penso che in passato con Moratti si spendeva e si spandeva, e, e poi invece si raccoglieva veramente poco. Oggi si rimane competitivi con il nulla invece. Con il nulla. Marotta riesce a rimanere competitivo con il nulla. No, ma tu dici, ma c'è una. No, no, riesce a rimanere competitivo vendendo. Perché di una, una vendendo e autofinanziandosi, ma autofinanziandosi ancora, però cercando di ammortizzare un rosso che, che è sempre rosso. <ride> quindi, quindi è qui che io vado a valutare Marotta e devo dire: questo è veramente un, un professionista della M, eh? Ma veramente tanta, tanta roba, tanta roba. È assurdo che debba ritrovarmi a dare. Valore a questo lavoro quando si parla di una cessione come quella di Brozovic è incredibile. Vabbè. Poi mi spaventa questo discorso del, di queste squadre arabe. La che se andiamo a vedere i numeri, se andiamo a vedere i social, la è più conosciuta sui, sui numeri almeno a livello social di Milan, di Inter. Di queste squadre, la Serra perché c'è: Ronaldo si aggiunge a Brozovic è incredibile. Sta, sta, dobbiamo stare attenti, eh, dobbiamo stare veramente attenti a eh, come si evolve il mondo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, likeate e se volete, iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio. Da, esco.